I furti sono fatti odiosissimi, sappiamo che il periodo autunnale è quello che in qualche modo facilita, agevola queste scorribande. Ecco perché il prefetto ha chiesto massima attenzione alle forze dell'ordine nella prevenzione della microcriminalità in tutta la Marca, che peraltro, nonostante la cronaca anche di oggi, si conferma una tra le province più sicure. Abbiamo una provincia che si colloca comunque agli ultimi posti come indice di criminalità. Ma per prevenire ulteriormente i furti nelle abitazioni, il prefetto chiede anche il supporto dei cittadini, come per l'agricoltura, con i furti in luoghi isolati e molto spesso senza alcuna difesa. E mai fidarsi della manodopera a basso prezzo, magari in nero, persone che, perché potrebbero essere, ecco, come dire, delle collaborazioni di poco conto, ma finalizzate a fare un po', come dire, un po' da battistrada. La raccomandazione è sempre quella di adottare le precauzioni normali, ecco, anche a volte nell'adozione di misure di difesa passiva, nel fare attenzione anche a quello che ci succede attorno. Ed è proprio con questa prospettiva che verrà rinnovato con i comuni aderenti, nella Marca oltre la metà, il protocollo per il controllo di vicinato. Con la collaborazione anche dei sindaci e delle forze dell'ordine è stato rivisto per renderlo più efficace e più funzionale, e a breve dovremo firmarlo, probabilmente lo firmeremo a distanza, già hanno aderito circa la metà dei comuni e come diciamo così, si tratta di responsabilizzare ciascun cittadino a cercare di capire cosa accade attorno e poi però coinvolgere le forze dell'ordine, perché interventi tempestivi e anche preventivi possono fare la differenza.